Eccomi Presidente, grazie. Io comunque non li vedo caricati sulla piattaforma, ad ogni modo avevo ovviamente la copia, quindi li discuto da qui. E, allora, ordine del giorno numero 3, questo diciamo così, con un termine cinematografico, un po' un sequel della mozione presentata dal collega Fassina, mozione numero 78 del 16 settembre del 2020, votata favorevole. In maniera favorevole dall'Assemblea Capitolina, che quindi ha impegnato la Giunta a sospendere un provvedimento della Giunta stessa, che quindi prevedeva la costituzione di una riserva all'interno dei bandi che avrebbero previsto l'assegnazione di nuove, in realtà nuove non sono, licenze taxi. Nuove non sono perché parlo delle famose 77 licenze, che poi in realtà neanche 77 non sono, da recentissimi controlli fatti dal Dipartimento Mobilità, però insomma questo emendamento in realtà è un pochino vecchio, e quindi prevedevo una riserva nei confronti degli urtisti. Quindi dicevo, siccome la mozione 78 del collega Fassina ha dato un certo indirizzo, lo abbiamo voluto fissare meglio con un ordine del giorno l'indirizzo attuativo collegato ad una delibera, facendo riferimento non solo all'articolo 8,4 della 2192, che ricorda la legge quadro nazionale per quanto riguarda l'autotrasporto pubblico non di linea, che quindi prevede per il rilascio della licenza, delle licenze taxi, la costituzione di una riserva in favore dei sostituti alla guida che abbiano svolto anche in un periodo non continuativo 6 mesi di attività, anche perché comunque lo ricordiamo, abbiamo 838 circa in Roma Capitale sostituti alla guida che comunque svolgono il loro lavoro in maniera precaria, perché appunto, come suggerisce la parola stessa, sono dei sostituti alla guida, quindi non sono titolari di licenza, un po' tutti, sia i sostituti stessi, ma anche titolari di licenza, ma anche e soprattutto i noleggiatori in questo periodo di pandemia hanno non solo continuato a garantire il servizio pubblico non di linea, appunto anche durante la fase di lockdown, lavorando con responsabilità, con professionalità, e a questi va il mio più sentito ringraziamento, e sono certa anche di poterlo estendere anche a nome di, presumo, di tutta l'Aula. Non voglio peccare di presunzione, ma sono assolutamente doverosi, e quindi ci premeva ricordare appunto che qualora, e sono sicura che sarà fatto, perché comunque so che sia il Dipartimento che l'Assessorato stanno lavorando in tal senso, ci siano delle procedure concorsuali che prevedano il rilascio delle 77 licenze, che come dicevo all'inizio saranno all'incirca una cinquantina più o meno, da ulteriori controlli fatti al Dipartimento, mettono una riserva a favore dei sostituti alla guida. Grazie.